Fino all'ultimo minuto i tifosi ci sono stati, l'euforia per Alex Del Piero in ritiro 22 giorni a Jesolo con il Sydney è stata crescente. Guardate e sentite il tifo da stadio delle grandi occasioni al termine della conferenza stampa di saluto alla cittadina balneare da parte di Pinturicchio. Per me, per i miei compagni, per tutti quelli che hanno lavorato e hanno cercato di dare il massimo, è motivo di grande soddisfazione che ci sia ancora così tante persone al nostro seguito. Speriamo di aver fatto, sicuramente abbiamo dato il massimo e speriamo di aver fatto un ottimo lavoro e che tutti siano felici e contenti, insomma. Squadra che vince non si cambia, vale anche per le località scelte per i ritiri? Jesolo è un posto bellissimo per molti aspetti. Da quest'anno penso che io e tante altre persone hanno potuto vedere che anche è ottimo per certi tipi di eventi, quindi sono felice che quest'anno sia andato molto bene. Per il prossimo anno ci penseremo, abbiamo un lungo inverno italiano e una lunga estate australiana per pensarci. Il Sydney nelle amichevoli disputate in Veneto ha affrontato le squadre locali, Venezia, Padova, Vicenza. Il commento tecnico di Alex. Devo dire che la cosa che accomuna le tre squadre, al di là delle differenze poi tecniche di categoria o altri aspetti, quello che si può dire dopo aver giocato solamente una partita, quindi veramente poco per dare un giudizio, che sono tutte e tre squadre molto ben preparate a livello tattico e con grande attenzione. Ho visto le squadre compatte, con delle potenzialità di fare molto bene, quindi direi che questa cosa le accomuna di sicuro. Poi una partita ovviamente, sinceramente, è molto, molto poco per dare un giudizio più completo. E si capisce che questa pausa di lavoro al mare ha lasciato un segno nel cuore del capitano. È stato bello ogni passaggio, quello che abbiamo fatto per costruire tutto ciò, quello che poi io ho scoperto qui grazie al lavoro di tutte le persone che si sono adoperate qui fra stadio e complessi vari, alberghi eccetera, e l'evolversi, l'avventura che si è vissuta. I ritiri sono sempre un po' dell'avventura, perché hanno un inizio, hanno sicuramente una fine e capitano tantissime cose all'interno, quindi io credo che io per primo e tutti i miei compagni ricorderanno questi 20 giorni come tra i loro più belli della vita, insomma, anche perché per molti di loro è la prima volta in Italia, quindi credo che si siano divertiti, almeno così mi hanno detto. L'incontro con i Pulcini, quello che secondo noi ha emozionato di più il bomber. Io non ho nessun messaggio particolare, io penso, ho sempre pensato che quello che è il comportamento che uno ha, che traspare, sia la cosa che rimane di più. Questo è successo per me quando ero bambino nei confronti di chi ammiravo, stimavo, e quindi è lo stesso metodo di giudizio che magari mi approccio in questo momento nei confronti dei bambini, quindi con tutti gli errori che anch'io ho fatto e magari anche farò nel futuro, è importante che l'input iniziale sia sempre un input di un certo tipo, positivo e volto a dare il meglio di se stessi su questo aspetto. Prandelli avrebbe dichiarato che nonostante l'età non esclude di convocare Totti e Del Piero per Brasile 2014. Allora Alex dovrà rinunciare a Jesolo? In quel caso avremmo un problema, perché dovremmo scegliere fra Brasile e Jesolo. Dovremmo metterci d'accordo sulle date. Ciao, grazie di vederci.